quando si trattano alcuni argomenti poco conosciuti, oppure quelli cosiddetti scomodi, quello che sempre ci si chiede è per quale motivo si cerchi di limitare l'attenzione delle persone o trovare sistemi alternativi perché la verità non venga a galla. A tale merito, nulla è più calzante della citazione di George Orwell: chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Il significato intrinseco di tale citazione è però molto più profondo e subdolo e viene portato ad un altro livello dall'autore. Nel libro 1984 George Orwell spiegava tale significato introducendo il termine bipensiero, che in inglese prende il nome di double think. Questo era in grado di rendere la verità un argomento dal significato alquanto relativo. Il double think è un meccanismo molto fine ed elaborato che permette alla persona di sentirsi parte integrante del sistema ortodosso in cui vive e allo stesso tempo di vivere al di fuori di esso. In poche parole, si viene a creare la credenza per la quale esistono due verità. Una annulla l'altra rendendola falsa e vera allo stesso tempo, quindi avremo due verità e due false verità. Questo concetto distopico è largamente utilizzato dai media, i quali forniscono doppie verità e doppie false verità attraverso immagini unidirezionali, condizionando la persona alla dimenticanza di ciò che può essere reale o falso, allo stesso tempo portandola ad adattarsi a ciò che viene detto o a dimenticarsene quando non è più necessario credervi. Tale tecnica non è solo tipica dei regimi totalitari, ma meglio si camuffa in quelli democratici. Cito testualmente dal libro di Orwell, Il pensiero implica la capacità di accogliere simultaneamente nella propria mente due opinioni tra loro contrastanti, accettandole entrambe. E ancora, sapere e non sapere, credere fermamente di dire verità sacrosante mentre si preannunciano le menzogne più artefatte, ritenere contemporaneamente valide due opinioni che si annullano a vicenda, sapendole contraddittorie fra di loro e tuttavia credendo in entrambe, fare uso della logica contro la logica, rinnegare la morale propria nell'atto di rivendicarla, credere che la democrazia sia impossibile e nello stesso tempo vedere in un partito l'unico suo garante, dimenticare tutto ciò che era necessario dimenticare, ma all'occorrenza essere pronti a richiamarlo alla memoria per poi eventualmente dimenticarlo di nuovo. Soprattutto, sapere applicare il medesimo procedimento al procedimento stesso. Era questa la sottigliezza estrema, essere pienamente consapevoli nell'indurre l'inconsapevolezza e diventare poi inconsapevoli. La pratica ipnotica che avevate appena posto in atto, anche la sola comprensione della parola bipensiero ne implicava l'utilizzazione. Stiamo o abbiamo sempre vissuto in quello che nel libro di George Orwell viene definito come un futuro distopico, che poi tanto distopico non è. Il bipensiero orwelliano è sempre stato considerato un puro e meraviglioso espediente letterario, senza nessun riferimento alla realtà. Basta però poi scorrere la cronaca di tutti i giorni per assistere alla proclamazione di tutto e alla negazione di essa, entrando in un vortice di corsi e ricorsi storici che portano le persone all'occorrenza a dimenticarsi da dove vengono e cosa pensavano fino a poco tempo fa, commettendo così sempre gli stessi errori. Il pentimento diventa uguale alla parola contraria ostinazione, l'esatta affermazione del bipensiero orwelliano, quindi. La verità non è sempre un processo facile da intraprendere e spesso condizionati da meccanismi come il bipensiero, che porta all'annullamento dell'individuo e del suo naturale processo di ricerca. Questa incoerenza è un meccanismo indotto che sfrutta la voglia dell'uomo di non sentirsi escluso, sfociando nell'incapacità di comprendere o la presunzione di comprendere tutto a salvaguardia della sua integrità mentale, lasciando così scivolare le informazioni come acqua, perché tutto è possibile e niente lo è realmente. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e se il video vi è piaciuto dateci un like. Seguiteci anche su Facebook ed Instagram, ai link qui sotto. Buona visione sul nostro canale.